Okay, lo scopo ogni tipo di biglietto corrisponde a cerchio X. Ok, biglietto del mango, biglietti della banana. I clienti verranno ad acquistarli al botteghino. Non ho capito. Vi mostrerò di quanti biglietti di ogni tipo hanno bisogno. Facile, no? Devi premere i tasti giusti, il numero giusto di volte per evadere l'ordine. Non ha senso come è scritto. Devi rifare l'ordine da capo. Non ha senso. I biglietti del mango saranno associati a questo tasto. I biglietti della banana saranno associati a questo. No, no, non ha senso, scusami. Allora, credo che voglia dire che a questo giro c'è solo il cerchio e la X. Ma non l'ho capito. Boh, proviamo. Mason. Ah, ok. Ma io quale sono? Io stavo guardando di là. Ok. È una sfida di velocità, eh. No, ho sbagliato. Ok. Merda. Perché è così stupido sto gioco che non prende gli input giusti? Dannazione. Magari in realtà è colpa del controller, eh. Oh, comunque siamo mega avanti ora. Abbiamo iniziato che eravamo mega indietro. Ecco fatto. No, scusami. Ma nessuno vede che ci sono delle scimmie che stanno facendo i biglietti. Nessuno si fa domande. Arriveremo a 10.000? Si continua a sbagliare i tasti? Sicuramente no. Ok, avrei potuto arrivare a 10.000, ma non ce l'ho fatta. Biglietto d'avventura 5 stelle. Forse perché sono stato bravissimo. Può essere. Prima di iniziare, che ne dite di un gustoso snack dei nostri venditori? Cosa? Questi spettatori avranno fame. Oh no. Dovrete vendergli degli snack. Ancora di nuovo sta roba. Va bene, Mason. Aspetta. Ah, Dio mio, no. Devo lanciare la gente in faccia la roba? Ok, devo anche essere preciso. Dio mio. Mason, vai via dalle balle. Ah, ma io posso andare anche nella tua zona. Ottimo. Io pensavo di dover rimanere nella mia. No, sbagliato, scusami. Ma levati, quella è la mia zona. Ti giuro, Mason, che ti faccio il culo. Questo è il mio pubblico. No, scusami. Mi ha fatto ridere che la signora si è seduta e si è beccata una banana in faccia. Mi ha fatto molto ridere. Il re del lancio, addirittura. No, ti prego, voglio vedere a cosa è correlato. E ora i nostri proiettili umani, cioè Marty e Stefano. Non era Stefano. Ok, penso che tu sia pazzo a fare una cosa del genere. Ma è una mia opinione. Sarai sparato dal cannone e rimbalzerai sui trampolini. Devi colpire il maggior numero di bersagli galleggianti che puoi. Ok. Prendi tutti gli obiettivi tra i trampolini. Atterra sul centro del bersaglio e dimostra la tua bravura. Ok. Usa il tasto salta per fare capriole e salti. Ok, certo. Credo sia più semplice di come l'abbiano spiegato. E facciamo Stefano questo giro, dai. Attenzione! Ah, ok. Ah, aspetta. No, scusami. Ah. Ho capito, devo guidarlo in aria. Ma non riesco a prenderli i bersagli.
Ah, ma... Ah, ma... I numeri aerei sono sostanzialmente... Un modo per virare in modo più facile. Ah... E non... Era più stupido di come sembrasse in realtà. Ho fatto pochi punti. Questo è stato l'unico minigioco che ho fatto pochi punti perché era spiegato col culo. Punto. Vorreste che fosse Julien a rischiare la vita? Sì. No, è il fantastico Vitali e i suoi anelli della morte. E io speravo che Julien morisse. Ok, Vitali, attraverserai questi cerchi. Premi il tasto salta per acquattarti e preparati. Ok. Lascialo andare al momento giusto per attraversare il cerchio. È il momento perfetto per gli applausi. Fatti al momento giusto, i salti e i piatti dimostreranno la tua bravura. Non ho capito. Tu accenderai cioè, questo dovrebbe essere giochi per bambini e non li sto capendo Appena Vitali io. Appena si acquatta, dà inizio al rullo di tamburi premendo rapidamente i tasti. Continua così finché salta. Quando attraversa l'anello, premi il tasto agisci per colpire il piatto. Non ho capito. Troppi comandi difficili da comprendere. Cioè, quindi penso che faccio o Vitali o Julien. Quindi i comandi Vitali sono quelli, i comandi Julien sono altri. Io faccio Vitali, punto. Olè. Facile. È in realtà una cazzata, è facilissimo. Era cazzatissima, è facile questo, dai. Cioè, era più difficile comprenderlo scritto che farlo. È una cosa impossibile. Fanculo. Questi minigiochi faccio sempre... Dio mio, per un attimo ho pensato di bruciare. Farò sempre Vitali a questo minigioco. Quanto ti odio, Julien, mi stai sulle balle. Olè. Sono contento. Viva la madre Russia. Da Svidania. Ti giuro, Julien, non ti giocherò mai. Sappilo. Non ti giocherò mai. Ma proprio per l'odio profondo che mi stai facendo salire. Chissà cosa succede se se mi butto a faccia direttamente sul fuoco. Olè. Chissà cosa succede. Credo che questa sia l'ultima. No. Ah no, forse sì. No, come l'ultima? Vabbè, ma al contrario. Non me la... Ma non ce la faccio, non riesco a capire le distanze di là. Da quel lato non riesco a capire bene la distanza. Comunque purtroppo non succede nulla. Sono soddisfatto, la madre Russia. La madre Russia sarebbe contenta. 5 punti di squadra, ottimo. Di cui li ho fatti praticamente tutti io. Julien non ha fatto nulla. 3 anelli di fuoco. Ma io voglio vedere i trofei, cosa sono. Cioè, se sono indicati a un tale punteggio. Ecco voi la nostra coppia di funamboli, Gloria e Melman. Ok, è ora di vedere chi è più veloce ad attraversare il cavo. Inclina in avanti per avanzare. Ok. Puoi anche premere il tasto salta mentre sei sul cavo. Può tornare utile, ma fa attenzione. Non devi perdere l'equilibrio. Sarò sincero, perdere l'equilibrio o cadere ti rallenteranno. Ma va? Davvero? Non l'avrei mai detto. Melman. Ma scusami. In che modo perdo l'equilibrio? Continuo... Mortino? Faccia di merda. Faccia di merda, Mortino. Oh, attenzione! Che cosa fai? Ma perché Julien mi tira il mango? Ah, non posso avanzare.
Ok, non posso avanzare se sono abbassato. Io continuo. Ciao. Ho dovuto... Ma... Perché? Perché sono caduto? Non l'ho capita. Olè. Questo mi ha fatto molto ridere. Ah, l'ho, ho evitato un palloncino, uffa. Non capisco se c'è un senso logico. Dov'è Mortino? Ho preso 1000 punti a gratis rispetto a Gloria. Però non ho capito il come. Posso dire che sono molto randomici questi giochi? Scusami un attimo. Sul filo del rasoio, grazie. Scusami, voglio vedere questi trofei. Ricevi 5 stelle. Ah, ok, sono 5 stelle in quei minigiochi. Ottimo. Ed ecco a voi una coppia di veri trapezisti felini. Oh, Alex e Gia. Ok, premi il tasto salta per lasciare il trapezio e vola in aria. Il momento in cui lo lasci può determinare quanto in alto e lontano arrivi. Ok. Puoi anche rimbalzare sulla rete e controllarti in aria. Cerca di ottenere tutti gli obiettivi. Puoi anche afferrare e dondolarti dal tuo partner. Prendi tutti gli obiettivi senza cadere per dimostrare la tua bravura. Non ho capito se il quadrato devo farlo solo per aggrapparmi ad Alex oppure se anche aggrapparmi agli altri cosi. Proviamo. Facciamo Gia. Olè. Ok, si aggrappa automaticamente. Devo prenderlo io, quello giallo. Maledetto Alex. Ma dai. Uno, due. Non capisco se il doppio salto. Alex, dai. No, e dai Alex. Non riesco. Che palle. Vieni qua. Ole. Uno, due. No, aggrappati ad Alex, Gia. Che Alex è lì fermo apposta. Porca puttana. Aggrappati ad Alex. No, e dai. Stavo prendendo il palloncino grosso. Abbiamo fatto un po' schifo in questo. Signore e signori, ecco di nuovo i nostri artisti. Arrivederci, Roma. Melman e Gloria. Marti e Stefano. Stefano. Grazie, grazie. Ma io mi chiedo, nel primo film la gente non comprendeva noi che parlavamo. Loro, perlomeno, Alex, Marty e gli altri. Come fanno a comprendere la scimmia? Boh.